Ciao, siamo su Teconair.it ed oggi vedremo insieme la recensione di Moto E versione 2015. Uno smartphone davvero molto interessante per chi vuole spendere poco e vuole magari anche avere un dispositivo che sia resistente alle cadute o a tutte le cose che possono accadere quando si è un pochino sbadati. Scopriamolo subito insieme. Motorola Moto E è uno smartphone entry level realizzato da ovviamente Motorola, il quale è un dispositivo molto economico, si trova online a circa 100 euro ed offre un parco di funzioni davvero molto molto interessante considerando il prezzo. Partiamo subito dal design, dalla parte posteriore dove abbiamo la fotocamera da 5 megapixel senza flash LED con accanto un piccolo microfono per ridurre i frusci e poi al di sotto il classico logo di Motorola. Sul lato superiore, come accade sempre su tutti i dispositivi Motorola, abbiamo il jack da 3,5 per le cuffie. Lato destro costituito dal bottone di accensione e spegnimento del dispositivo e anche dal bilanciere del volume, mentre al di sotto abbiamo la porta micro USB per la ricarica del device e anche il trasferimento dei dati con PC o Mac. Lato sinistro invece è completamente pulito. Tutto il bumper è costituito in materiale plastico ruvido, quindi che dà un ottimo grip al dispositivo, il quale è rimovibile in modo tale da poter accedere sia al vano micro SD che per, diciamo, andare ad inserire la SIM. Si tratta quindi di un dispositivo con memoria espandibile. Il bumper può essere sostituito con altri di, insomma, colori diversi per poterlo quindi rendere un dispositivo ancora più personalizzato e ancora più, diciamo, bello da vedere. Anche la parte posteriore è stata realizzata in materiale plastico gommato che quindi lo rende resistente alle cadute e anche con un grip davvero molto molto buono. Sulla parte anteriore abbiamo un display IPS da 4,7 pollici, il quale riesce comunque a riprodurre molto bene i colori, non in maniera, diciamo, super brillante, però ecco, si comporta, diciamo, piuttosto bene. I neri, come accade sulla maggior parte degli IPS, non vengono visualizzati in maniera, insomma, molto profonda, infatti tendono a virare se andiamo comunque a visionare il display da angolazioni diverse, ma questa è una tipica caratteristica degli IPS. Il display, come tutta la parte superiore, sono protetti da Gorilla Glass 3, questo significa che si ha protezione da graffi e piccole usure. Al di sopra del display abbiamo la fotocamera interna e poi lo speaker di sistema che funge anche da capsula auricolare, quindi abbiamo un audio di tipo mono che fuoriesce appunto dalla zona in cui si trova anche la capsula auricolare. Già che parliamo di audio e telefonate, si tratta di un dispositivo che comunque, pur essendo entry level e costando relativamente poco, offre una connettività davvero molto molto buona, sia per quanto riguarda l'ambito telefonico sia per quanto riguarda la connettività ad internet. Infatti si tratta di un dispositivo che offre la connettività LTE o 4G e quindi la connettività e connessione veloce ad internet, il che non è una cosa scontata su dispositivi di questa fascia. Ma andiamo subito a vedere come si comporta lo speaker insieme al display da 4,7 pollici. Il dispositivo monta la versione stock di Android Lollipop e al suo interno troviamo anche un processore Snapdragon 410 Cortex A53 quad core, con ogni singolo core che raggiunge una velocità massima di 1,2 GHz. Si tratta di un dispositivo che possiede anche RAM da 1 GB, il che lo rende, diciamo, un dispositivo in grado di far girare tranquillamente le applicazioni, ma andando comunque ad appesantirlo l'un solo gigabyte, diciamo che si fa sentire. Abbiamo poi uno storage interno da 5 GB, espandibile con memoria SD fino a un massimo di 32 GB. La batteria invece è da 2390 mAh, che consente di arrivare a fine giornata, insomma intorno, diciamo, alle 7 di sera, con un uso medio intenso, mentre andando comunque a sfruttarlo tantissimo arriva al pomeriggio. Però ovviamente si tratta di una mia esperienza personale, diciamo che la durata della batteria di uno smartphone dipende appunto dall'uso che il singolo utente ne fa, quindi come a me può durare
fino al tardo pomeriggio, magari a voi può arrivare alla tarda sera, quindi ecco, si tratta di una visione, insomma, personale. Come dicevo, il dispositivo monta la versione stock di Android e questo significa che abbiamo totale fluidità e anche comunque sicurezza e stabilità per quanto riguarda il software. Il browser principale ovviamente è Chrome, che come tutti sanno si tratta comunque di un browser molto stabile, ben realizzato e quindi assolutamente la navigazione su internet non crea alcun problema. Per quanto riguarda invece l'ambito fotografico, si tratta di un ambito un pochino scadente, considerando comunque, ripeto, il fatto che si tratta di un dispositivo entry level. La fotocamera non è così cattiva se abbiamo, diciamo, un ambiente molto luminoso, però ovviamente sul calare della sera o comunque di notte non ci sono speranze per questa fotocamera, sia per quella posteriore che per quella interna, appunto perché manca il flash LED e questo non consente di fare scatti notturni. Poi per quanto riguarda comunque gli scatti giornalieri, sì, sono sufficienti, però non consentono comunque a questo dispositivo di sostituire una compatta o comunque una macchina fotografica, assolutamente no, scordatevelo. Ci sono alcune funzioni molto carine, come ad esempio la possibilità a display spento di muovere il proprio polso e andare direttamente ad attivare la fotocamera e facendolo un'altra volta si va ad attivare la fotocamera interna, il che insomma è una funzione molto carina, molto simpatica che consente di utilizzare lo smartphone e la fotocamera in maniera rapida e diretta. L'ambito gaming non delude assolutamente, ovviamente considerate che si tratta di un dispositivo molto economico, quindi non ci sono le prestazioni dei top di gamma. Però ecco, non ci sono particolari lag e si tratta comunque di uno smartphone che riesce a reggere bene anche i giochi più pesanti. Ci sono perdite di frame, è vero, però questo non va a precludere comunque la possibilità di giocare ai giochi più pesanti, quindi assolutamente non ci sono problemi. Però ovviamente non pretendete le prestazioni dei flagship 2015 o quant'altro, accontentatevi. La digitazione con la tastiera stock di Android non crea assolutamente problemi, si può andare tranquillamente a digitare in maniera rapida e la tastiera ci segue a tutta birra, però ecco, secondo me la vibrazione è un pochino fastidiosa sia per quanto riguarda la tastiera sia per quanto riguarda le notifiche. Insomma, è un po' troppo forte, un po' troppo fastidiosa e mi dà insomma un pochino quell'effetto di una vibrazione non di qualità, non so se mi riesco a spiegare, comunque è un po' fastidiosa secondo me. Se siete interessati a questo dispositivo, vi lascerò il link sotto nei commenti per poterlo acquistare. Spero che questa recensione vi sia stata utile e se così fosse, mi raccomando, mettete un mi piace, commentate, fateci sapere un po' cosa ne pensate. Ovviamente, se avete dei consigli o delle opinioni su come migliorarci in maniera costruttiva, fatelo perché abbiamo bisogno dei vostri feedback e quindi lasciateci un commento e fateci sapere cosa ne pensate. E mi raccomando, seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook in modo tale da restare sempre aggiornati sul mondo della tecnologia e anche sugli eventi a cui partecipiamo quasi tutte le settimane. E come sempre, vi auguro buona giornata. Ciao!